Three Mile Island, la centrale nucleare più grande della Pennsylvania. Alle 4 del mattino il circuito di raffreddamento del nocciolo si danneggia. La temperatura sale inarrestabile, 1600, 1700, 2000 gradi. A 2700 inizierebbe la fusione, scatenando radiazioni che potrebbero devastare un'area di centinaia di chilometri e durare. Pennsylvania, Dick Thornburg, non riesce a trovare qualcuno in grado di intervenire. Intanto, una bolla di idrogeno potrebbe far esplodere l'intera centrale, causando danni inimmaginabili. Centrale nucleare di Three Mile Island, Pennsylvania. Il 28 marzo 1979, alle 4 del mattino, una valvola da soli $1000 si guasta. Da quel momento, una serie di errori umani portano la centrale a rischiare la fusione del nocciolo. Sono attimi di grande tensione. Se non si interviene immediatamente, l'impianto è pronto ad esplodere, con una potenza pari a quella di una bomba nucleare. Il suo diametro è circa 100 volte quello della Terra. La temperatura sulla superficie è quasi 6000 gradi centigradi. È il Sole, la probabile risposta alla fame d'energia sotto i nostri occhi da oltre 4 miliardi di anni.